Bene, adesso ci siamo rifocillati, per cui possiamo attentamente ascoltare questo dialogo tra due filosofi, dei quali uno è poeta e l'altro matematico. Io mi sento anche un po' imbarazzata a presentarli, perché sono comunque due personaggi di alto livello, di alto spessore culturale. Farò la solita letturina di presentazione e poi lascio immediatamente la parola a loro. Comunque, mi sembrerà molto interessante riuscire a vedere questa congiunzione tra filosofia, matematica e poesia. Sono curiosissima anch'io. Giulio Giorello è uno dei più accreditati ed eminenti filosofi ed epistemologi italiani. Si è laureato in filosofia e matematica ed è stato allievo del grande filosofo della scienza Ludovico Geymonat. Ha insegnato meccanica razionale alla Facoltà di Ingegneria di Pavia e attualmente è titolare della Cattedra di Filosofia della Scienza all'Università degli Studi di Milano. Dopo le prime ricerche di filosofia, storia della scienza e della matematica, i suoi interessi si sono indirizzati verso i temi del rapporto tra scienza, etica e politica. È autore di numerosi saggi, collabora con la pagina culturale del Corriere della Sera e dirige presso l'editore Raffaello Cortina di Milano la collana Scienza e Idee. E come Edoardo Boncinelli è oggi uno degli intellettuali che spaziano, appunto lo testimoniano anche i numerosi libri da lui pubblicati, tra cultura scientifica e umanistica. Tra le ultime sue pubblicazioni ricordiamo Ricerca e Carità, Due voci a confronto su Scienza e Solidarietà con Carlo Maria Martini, Lussuria, la passione della conoscenza, Senza Dio del buon uso dell'ateismo, Il tradimento in politica, in amore e non solo, e l'ultima originalissima pubblicazione, La filosofia di Topolino, con Ilaria Cozzaglio, edito da Guanda, che è del 2012, che ci consegna una figura inedita di un ribelle capace di battersi contro ogni forma di prevaricazione, contrariamente allo stereotipo che noi abbiamo di Topolino, del personaggio ligio alle leggi e sempre teso appunto a sottostare a quelle che sono appunto le leggi in particolare. A dialogare con lui è un altro filosofo che è poeta, Mario Sant'Agostini, che è anche critico letterario, autore di saggi, il manuale del poeta, e ha collaborato e collabora alle pagine artistiche e letterarie di vari quotidiani. Tra i suoi libri di poesia ricordiamo L'Olimpiade del 40, L'idea del bene, La vita, Versi del malanimo, A, Il vento ma inteso come forma di vita, e poi l'ultima plaquette che ripubblica dei suoi inediti di quando aveva 20 anni, Uscire di città, edito da Stampa 2012, in cui raccoglie poesie appunto inedite scritte attorno ai 20 anni. E quindi il loro dialogo sarà un viaggio tra poesia, matematica e filosofia, e vi lascio la parola, forse è meglio che vi scambiate, ecco, avete due microfoni. No, non si sente. Si sente? Ecco, appunto, si sente. Bene. Allora, si sente, sì. Cioè, questo è un fatto positivo. Che facciamo? Io comincio a dire una cosa, cioè avere una laurea in filosofia non vuol dire essere filosofi, per cui il filosofo è lui, no? Io mi limito a fare colui che scrive, che scrive qualche verso, diciamoci le parti giuste. L'ultima volta che ho incontrato Giorello è stato, credo, 40 anni fa, e ho sostenuto un esame con lui. Questa è una cosa che gli ho ricordato subito, lui naturalmente se l'era giustamente dimenticata. Non mi attribuisco il titolo di filosofo, ecco. Amateur, bene così? Finito, primo intervento? No, non è un intervento, era una precisazione. Allora, tanto ringraziando chi ci ha invitato qui, ringraziando voi che siete rimasti così numerosi, vincendo o comunque superando la prova del risotto, che è sempre piatto di una sua consistenza. Grazie quindi per essere qui. Dei due, diciamolo pure in senso lato, filosofi,
quello che non ha mai scritto un verso in vita sua, ve lo giuro, sono io, neanche una rima di quelle infantili, ecco, tipo la Vispa Teresa, eccetera. No, niente. Quindi forse sono la persona meno adatta a parlare di poesia, di conoscenza, o meglio di pratica scientifica, un po' di più me ne intendo, ecco, non tantissimo, ma un po' di più me ne intendo. E allora come fare per aprire un dialogo su scienza e poesia? Una delle strade migliori per cavarsi d'impaccio è quella di servirsi di chi ci ha già riflettuto e se ne intende davvero. Allora, tra le mie varie letture ho ripescato i frammenti filosofici di Friedrich von Hindenburg, più noto come Novalis, grande figura della poesia, possiamo dire, romantica, tu mi correggi se sbaglio, e lì ho trovato una serie di definizioni della poesia e in particolare un tentativo che Novalis fa ripetutamente di unire la sua esperienza di poeta con due esperienze che a prima vista sembrano totalmente lontane. L'esperienza di matematico. Novalis era un matematico di notevole valore che si è occupato di algebra e di analisi infinitesimale e poi era anche un ingegnere, un uomo della tecnica, come si dice oggi, no? Grande cultore delle tecniche estrattive nelle miniere tedesche dell'epoca, siamo a fine del Settecento. E la cosa interessante è che Novalis chiama poesia tutte e tre queste dimensioni: la dimensione poetica in senso classico, la dimensione della ricerca matematica e la dimensione della tecnica. Questo può stupire oggi a noi perché siamo abituati a pensare che la scienza non pensi, come ha detto un filosofo tedesco, e addirittura che la tecnica sia la maledizione di questo mondo. Io personalmente invece non ritengo che la tecnica sia una maledizione di questo mondo, ritengo che la scienza pensi che la tecnica sia un insieme di idee incarnate, quindi va benissimo messa vicino alla scienza, ma va benissimo messa vicino anche alla poesia, nel senso anche etimologico della parola, creatività, creazione, fare emergere all'essere cose che prima non c'erano o erano in qualche zona del nulla, che è l'insieme di tutte le potenzialità. E lo dico questo con notevole anche piacere, perché proprio qui a Como questa mattina ho avuto l'onore di partecipare a una seduta del Centro Volta che ha tra l'altro dato un importante riconoscimento a tre fisici che hanno lavorato al progetto del CERN di Ginevra, dove appunto, come voi tutti avete letto, è stata individuata una particella che sembra coincidere con quella teorica che anni fa Peter Higgs indicò come l'espediente per spiegare la differenza di massa nelle varie particelle elementari, quello che si chiama la particella di Dio, un po' in modo un po' eccessivo anche, perché sembra che il primo che l'abbia teorizzata ha detto God damn, cioè maledizione, non riusciamo a trovarla, ecco, quindi c'è anche un certo equivoco in questo connotato teologico che mi sembra alquanto fuori luogo, ma non è fuori luogo il fatto che si tratta di un grande esempio di creazione, io direi proprio poetica nel senso migliore del termine, sia dal punto di vista della teoria matematica, i lavori di Higgs, sia dal punto di vista della costruzione di questi meravigliosi apparati sperimentali che funzionano così bene al CERN di Ginevra, correndo sotto, correndo i fasci di protone sotto la città, non solo circondando la cattedrale di Saint-Pierre del grande Giovanni Calvino, ma passando sotto persino alla residenza di Ferney, dove Voltaire andava a rifugiarsi quando in Francia marcava male e si scopriva ammiratore della città di Ginevra. Quindi in questo senso ritengo che si possano accostare poesia, scienza e tecnica, in particolare matematica e tecnica. La ragione
del privilegio della matematica magari verrà fuori dopo, ma vorrei arrivare al punto di fondo. Punto di fondo che Novalis dispiega nei suoi frammenti ripetutamente è questo, che la grande capacità di un vero poeta, anche nel senso di un grande tecnologo, di un grande matematico, è quella di prendere i dati, farli ruotare e cambiarne il significato. Questo è un qualche cosa che forse per i poeti è abituale. Prendo una poesia giapponese molto breve, che era una di quelle predilette da Ezra Pound, che suona così: il fiore caduto rivola al suo ramo, una farfalla. È un bel modo di rigirare il dato. Oppure, che cos'è una salita? Non è altro che una discesa vista dal basso. Questo non è un haiku giapponese, ma è Pippo in una meravigliosa storia sceneggiata da Billy Walsh, uno dei più grandi sceneggiatori della Walt Disney. Queste sono forme naturalmente ancora semplici di rigirare i dati. Però, sempre l'esempio è di Novalis, Copernico ha fatto un po' di più, ha rigirato i dati e ha fatto di quello che era fisso, la nostra terraferma, un punto di osservazione mobile nel sistema, ma dell'universo. Non è stato poco. E quando uno guarda qualche grande esempio di teoria scientifica, per esempio uno prende quello che è venuto dopo Copernico, la grande sintesi che culmina nei principi di Newton, scopre una cosa molto interessante, che Newton muove da cose che sono già conosciute e abbastanza ben concettualizzate: la caduta dei gravi di Galileo, il moto dei proiettili, le leggi dei pianeti scoperte da Keplero, le descrizioni quantitative delle maree, il flusso e riflusso del nostro mare inglese, come dice Newton, prende tutte queste e le riconduce con un grande tour de force, che prima di essere logico e matematico è stato immaginativo, ha un principio unico che è la legge di gravitazione universale. La cosa interessante è che mentre le cose che Newton spiega sono ben note, la legge di gravitazione universale è un bel mistero anche per Newton. Come mai c'è la gravità? C'è un carteggio bellissimo tra Newton e il teologo Richard Bentley, in cui i due si rompono la testa. Bentley dice: ma dimmi per favore cos'è la gravità, una volontà di Dio, è una cosa che Dio ha messo nella materia, certo la materia da sola non ce l'ha perché la materia è inerte, eccetera eccetera. Newton gli risponde: senti, lasciamo perdere, su questo argomento meglio non fare delle ipotesi. Quindi la cosa interessante è che la poesia in questo senso muove dal noto verso l'ignoto. Questa è la definizione che dà del movimento poetico Novalis, e ha sicuramente in mente anche casi scientifici di questo genere. Un grande filosofo del Novecento, che non a caso era un appassionato lettore di Novalis, si chiamava Karl Popper, ha preso questa stessa definizione: passare dal noto all'ignoto per indicare la crescita della conoscenza scientifica. Noi non è che riduciamo l'ignoto, lo amplifichiamo, lo rendiamo più potente. E anche adesso, ecco, credete a un fisico qualsiasi, che cos'è la gravità oggi? Ne sa esattamente quanto Newton, per di più con il crucio di non riuscire a metterla decentemente insieme con le altre tre forze fondamentali. Forse poesia e scienza, matematica nella fattispecie, e forse anche le macchine, che sono molto più sorprendenti di quanto noi pensiamo, ci portano dal noto verso l'ignoto, ci aprono nuovi orizzonti, ci permettono di vedere un fiore come una farfalla come un fiore, una salita come una discesa o viceversa. Sotto questa intuizione di Pippo c'è una interessante concettualizzazione sulle simmetrie, che sono alcune delle idee più importanti della fisica e della biologia contemporanee. Mi dispiace non ci sia più Edoardo Boncinelli, che su questo ha scritto delle pagine bellissime. Quindi questa tensione verso l'ignoto, che però non si limita a dire: beh, c'è il mistero, buonanotte, l'ineffabile, se no è poco significativo, ma riesce a esprimere
questo passaggio dal noto all'ignoto con i modi della rappresentazione. Ecco, io mi fermo qui perché ho già parlato troppo, colpa tua che mi ha dato la prima parola, però adesso c'è il vantaggio della replica. Buonasera e grazie per l'invito, mi è stata un'occasione interessante. Allora, io facevo questa riflessione mentre Giorello parlava, ossia andare dal noto verso l'ignoto. Benissimo, la scienza si muove in questa, con questa tesi generale, giusto? Cosa succede a noi quando leggiamo una poesia? Succede che otteniamo delle emozioni, pensiamo, magari un po' ingenuamente. Io mi faccio sempre, qualcuno l'ha già sentito dire, una domanda: perché noi, tutti noi, non soltanto chi scrive versi, ma anche chi li legge, parentesi, un certo Borges diceva che la grandezza della letteratura, il vero gesto è di leggere e non di scrivere versi, chiuso la parentesi, è un invito ai giovani soprattutto. Comunque, noi leggiamo, torniamo a leggere la stessa poesia, o lo stesso testo, ritorniamo a leggerlo, passano anni, quel testo lo sappiamo a memoria, o quasi, abbiamo imparato a memoria, lo conosciamo benissimo, l'abbiamo anche studiato magari, sappiamo andare a vedere, magari anche conosciamo anche la genesi, le eventuali varianti, eccetera. Pensiamo tutti a un testo che ci è caro, e questo testo noi torniamo a leggerlo però. Perché? E lo sappiamo a memoria. Se non vogliamo prendere l'esperienza del testo letterario, della poesia, prendiamo l'esperienza del brano musicale, prendiamo l'esperienza dell'opera d'arte, del quadro. Noi torniamo a fare, noi torniamo su certe, su qualcosa che conosciamo. Perché? Ipotesi un po' ingenua. Perché noi ci riconosciamo in quello che è scritto? E quindi è come se l'avessimo forse scritto noi, ma non è vero neanche quello. Perché? Perché noi torniamo a leggere qualcosa, perché? Perché quel testo ci rimane sempre lontano, ci rimane distante in qualche modo. E allora è un paradosso questo. Noi torniamo a leggere quello che conosciamo, eppure proprio perché lo conosciamo ci rimane sempre, lo sentiamo come lontano, lo sentiamo come distante e cerchiamo probabilmente di annullare questa distanza. In sintesi, i libri, i testi, le poesie che torniamo a leggere sono quelle che non abbiamo capito, sono quelle che mantengono al loro interno e non sappiamo dove una quota di ignoto. Se un libro e l'abbiamo capito, noi lo mettiamo via. La forza attrattiva che esercita il testo su di noi, su di me lettore, è la forza di qualcosa che io non ho capito. Cioè, devo ancora continuare a andare a vedere che cosa c'è. E continuo a farlo. Questa è l'esperienza del lettore, no? Secondo me, del lettore, come tutti noi siamo, lettori comuni. Bene, il paradosso è, c'è qualcosa che io non vedo e nello stesso tempo non so perché non lo vedo e continuo ad andare a cercare quello che non vedo. Prendiamo certi versi, che so, Andrea Zanzotto, no? Prendiamo Vocativo, penso che l'abbiamo letto tutti. Ho miei mozzi trastulli, pensieri in cui e non me la ricordo nemmeno, ingordo vocativo, decerebrato anelito. Ecco, su questi versi noi ci continuiamo a tornare. Perché succede questo?
Evidentemente perché c'è una quota di, non ineffabilità, che è una parola sempre un po' ambigua, no? Sembra quasi una giustificazione sulla incapacità dell'autore di essere chiaro. No, l'autore è chiarissimo invece, lui è stato chiarissimo. Zanzotto quando scrive è chiarissimo secondo me, con qualche variabile. Però non si fa capire, scappa. Ecco, il testo che mi scappa, il testo che mi scappa via, che in qualche modo va a nascondersi e mi costringe a fare l'indagine, è quello che gli corre dietro e quindi mi chiama a questa rincorsa, è il testo, a mio avviso, il grande testo. Concludendo, c'è dell'ignoto, altrimenti non mi spiego certe cose che facciamo comunemente e che sono secondo me molto più misteriose di quello che noi pensiamo. La domanda che posso farmi è questa: la conoscenza cosiddetta scientifica, dico cosiddetta perché non mi piace la contrapposizione tra letteratura e scienza, no? La conoscenza. Faccio un esempio, se io sono di fronte a un teorema logico, quando posso dire che l'ho capito? Una, prima domanda. Seconda domanda, posso farla io? Perché il... altra esperienza così, personale, no? Leggo un... mi impegno a cercare di capire un importante teorema di logica, supponiamo il teorema di Gödel. Mi illudo, a un certo momento scatta un meccanismo per cui mi illudo di averlo capito. Perché questo mi dà una forma di euforia e quasi di felicità che a volte io paragono alla lettura del testo letterario? Perché la comprensione di un teorema logico, ho fatto un esempio per una sensazione di aver capito qualcosa che posso aver provato io e magari non è vera, perché mi dà una sensazione quasi di vera gioia? Lo chiedo al filosofo. Sì, si sente? Sì. Ma credo che tutto stia in quella parola che tu hai usato, capito. Ho compreso, dove c'è un'idea nel verbo latino da cui viene il termine capito di prendere, di conquistare. La mia sensazione è che i significati non si conquistano mai una volta per tutte. Quindi la comprensione in questo senso è, non dico che sia illusoria, una illusione solo degli ingenui o dei troppo saggi, per usare una bella battuta di William Faulkner, ma tuttavia il trucchetto che poi c'è stato prima, Borges ci fa in Pierre Menard, l'autore del Chisciotte, no? Uno prende il Don Chisciotte, prende un capitolo, lo legge come potrebbe leggerlo un retto del Seicento. Poi dopo invece lo legge come lo legge uno che è al corrente dei drammi della storia del nostro Novecento. Vengono fuori due testi che hanno le stesse parole e due significati completamente diversi. È un grande gioco di virtuosismo quello di Borges, ma forse ha centrato nel segno molto più di quanto non pensiamo. Quando è che un teorema viene capito e noi siamo veramente convinti di aver trovato il senso di questo teorema? Per prendere, il teorema di Gödel è già una robetta piuttosto rognosa, ma per prendere una delle esperienze scolastiche che tutti hanno. Ma io pensavo al teorema di Pitagora, quello che dovrebbero saperlo tutti. Io con le scuole italiane adesso... Allora, che cos'è il teorema di Pitagora? Il fatto che 3 più 4, se vengono tutti e due elevati al quadrato, danno 5 elevato al quadrato, le cosiddette terne pitagoriche, sarebbe meglio chiamarle babilonesi perché già in Mesopotamia questo era sapere coerente. È lo studio di tutte le terne astratte tali che ABC, tali che A2 più B2 sia uguale a C2.
È l'interpretazione geometrica, il teorema che si trova negli elementi di Euclide, i quadrati costruiti sui cateti sommati insieme danno il quadrato costruito sull'ipotenusa, in generale benedetto sempre dagli studenti quando fanno gli esercizi di geometria e prendono 4, oppure, venendo un po' più avanti, la definizione del cerchio nella geometria analitica, no? Dove basta tenere presente che se un punto appartiene alla circonferenza, il raggio vettore dal centro al punto in questione è univocamente determinato dalla sua proiezione ortogonale. Questo è un modo un po' sofisticato per spiegare che appunto il teorema di Pitagora si ritrova naturalmente dentro il cerchio nella rappresentazione, nota come rappresentazione cartesiana, che in realtà si deve a Pierre de Fermat. E da lì è nato tutta una serie di sviluppi interessanti, compreso il famoso ultimo teorema di Fermat, che è stato risolto soltanto pochi anni fa, nonostante che Fermat dicesse: io dimostrazione ce l'ho in tasca, non la scrivo nei margini della mia coppia di Diofanto perché non ho abbastanza spazio. Misteri, anche questi misteri della storia del pensiero. Cosa c'è sotto questo esempio? Che tra l'altro è uno degli esempi preferiti dal poeta Ezra Pound, lo usa in un articolo del 1913 in cui definisce quello che lui chiama il vorticismo. Vuol dire che ogni lettura del teorema gli dà un particolare significato, alcune letture sono più articolate di altre. Questa è l'unica ragione per cui noi parliamo di progresso scientifico, se no avremo una contrapposizione statica di differenti teorizzazioni. Ci deve essere qualcosa che è comune a tutto questo, è un po' difficile dire cos'è veramente questo qualcosa che è comune. Quindi ogni volta che io sento un brano musicale o leggo una poesia o vado a vedere il teorema di Pitagora, in realtà non sto a rigore, in un certo senso, sentendo lo stesso brano musicale, leggendo la stessa pagina, esaminando lo stesso teorema, perché qualcosa è cambiato nel mondo, ho cambiato io, è cambiato il mondo. E quindi quella mediazione che è la rappresentazione matematica, la resa in versi, la resa musicale, è una mediazione tra un, se vogliamo usare dei vecchi termini, un soggetto e un oggetto che sono fortemente cambiati. E questa è la presa in giro del mutamento, no? La solita storia per cui il mutamento ci turba così tanto. Vi ricordate Hegel sulle Alpi Bernesi, alle cascate del Reichenbach, le stesse dove poi finisce dentro il matematico Moriarty in un celebre racconto di Conan Doyle? Hegel è lì che dice: che bella la cascata, è sempre la stessa. Eppure è sempre diversa, perché le gocce d'acqua cambiano continuamente. E in questo senso la creatività scientifica e quella poetica, che sono secondo me le due facce di una sola cosa, l'immaginazione creativa, ecco, questo tipo di cose sono, direi, difficili da mettere giù su carta o tradurle in altri metodi espressivi materiali, ma sono anche molto difficili da fruire da parte del lettore, dell'ascoltatore, di quello che va in una pinacoteca a vedersi dei quadri, eccetera, o chi va a vedersi un film anche, o legge un fumetto, eccetera, eccetera. Qual è la soddisfazione? La soddisfazione è la sensazione che all'improvviso, in una interpretazione, ogni cosa torna al suo posto, quello che noi pensiamo sia il suo posto prestabilito. Poi la sensazione successiva è quella che l'ordine prestabilito ce l'abbiamo messo noi, ce l'ha messo l'interprete, ce l'ha messo Borges, che si diverte a fare due letture diverse della stessa pagina del Quixote. E quindi il gioco dell'interpretazione non finisce, non si chiude, continua, è una tensione ne perpetua. È quella che il poeta Lessing, poeta e scrittore Lessing, chiamava la ricerca inquieta della verità, non il possesso, non il prendere, no? Ma la ricerca inquieta della verità. E Lessing diceva anche: però se non avessi questa inquietudine io non mi sentirei nemmeno vivo, quindi pregava il suo Dio,
si capisce bene quale sia, se quello degli ebrei, quello dell'Islam o quello dei cristiani, di mantenerlo in questo stato di inquietudine. Io aggiungerei perché da lungo tempo noi sappiamo, fin dalla tradizione mesopotamica, che inquietudine o irrequietezza è un sinonimo di giovinezza, e chi non vorrebbe restare giovane per sempre? Quindi tu non pensi che sia il testo che ha delle proprietà, che tra le tante proprietà del testo ci sia quella di scappare, e che questa capacità di fuga che hanno alcuni di più e alcuni di meno non sia quella che una volta o tradizionalmente si chiamava la bellezza del testo? Pongo sì. Una domanda, proprio una capacità di scappare, mi sfugge, mi va via. Questo non succede con tutti i libri. Sì, succede, io credo che questo succede in linea di principio con tutti i testi, con tutti, anche quelli che noi giudichiamo poco belli magari o meno significativi. Mi spingo al massimo della provocazione, persino con Fatti mandare dalla mamma a prendere il latte dell'impagabile Gianni Morandi, tanto per restare in tema. Penso che qualunque testo abbia questa capacità di fuga, poi c'è chi fugge bene e chi dopo pochi minuti lo ribecca, non so, ma no, questo abbiamo tutti visti grandi film di evasioni americani, non solo, e quindi sappiamo che quello che fugge bene non lo becchi così facilmente come quello che è appena uscito dalla galera, Zam, preso e riportato a casa. Vogliamo dirlo in modo più nobile, sempre usando il buon vecchio Hegel, più rigida e solida apparentemente è la prigione costruita dall'intelletto, intelligere, comprendere, in inglese understanding, mettere insieme, ecco, più forte è la pressione della ragione per scappare via verso la libertà. Ecco, io credo che i grandi testi, i testi belli, hanno questa grande capacità di sfuggirci, sono un po' come l'orizzonte, ce lo porti, diceva il mio amico Tabucchi, ce lo portiamo negli occhi ma non lo raggiungiamo mai. Beh, abbiamo, e quindi siamo d'accordo, se ho capito bene, quasi. Una volta tanto, che capita, che bello che... una cosa curiosa, si parlava prima della genesi del libro, nel testo letterario la casualità è importante. Un esempio, Thomas Eliot scrive la quarta parte della Terra Desolata, Phlebas, il Fenicio, che tutti noi conosciamo, sono sette versi. In realtà, il manoscritto lo attesta, quando Eliot scrive questo libro, questa poesia memorabile, forse io credo che a mio modestissimo avviso credo che sia una delle tre grandi, i più grandi versi del Novecento. Quando scrive questa poesia, Eliot scrive una pagina e mezza invece, anzi quasi due pagine. Quello sarebbe stato l'originale. Chiama Pound e gli dice: tu cosa ne pensi? Pound, è scrittore fluviale, Pound, a differenza di Eliot. Pound prende e cancella con una riga, cancella nove decimi della poesia. Eliot si convince e questa è la poesia, è il testo di partenza, sono due pagine. Il testo di arrivo sono sette versi memorabili. Il caso. Se Eliot non avesse chiamato Pound o non gli avesse dato retta, noi vivremmo, noi,
me lo chiedo io proprio come lettore, appunto, di una di quelle famose poesie che torno a leggere tutte le volte, non solo in inglese, ma quella poesia la capisco anche in inglese. Ecco, noi non avremmo quell'esperienza. Ecco, è intervenuto il caso? Domanda all'epistemologo. Lo so se sia proprio caso, perché è intervenuto in realtà l'arte di quello che veniva chiamato il miglior fabbro, no? Dallo stesso Eliot, cioè il grande Hydra Pound. Se non avesse avuto Pound, no, la butto lì, forse fuggirebbe di meno, nel usare la tua metafora, il testo della terra desolata. Sarebbe... Vale anche per la scienza, eh? Attenzione, c'era gente che aveva un'idea particolare di cosa è una bella teoria e ha maciullato spietatamente non soltanto le teorie dei propri colleghi, tant'ero di essere considerato una specie di peste che si aggirava per i laboratori e gli istituti, persino le proprie teorie. Il caso forse più interessante anche dal punto di vista umano è quello del più grande fisico, secondo me, del Novecento, che è Paul-Adrien Maurice Dirac, il fisico di Cambridge, il quale era convinto che in un qualche senso una teoria matematica applicata al mondo fisico dovesse essere bella, e bella voleva dire che non doveva esserci nessuna parte da cancellare, e infatti cancellava di continuo i pezzi delle sue stesse teorie, che sono dato una bellezza incomparabile, e quelle dei colleghi, appunto, essendo considerato una specie di pestilenza ambulante. Questa pestilenza ambulante ha creato alcune delle più belle teorie della fisica che oggi sono alla base dei più seri tentativi di trovare un'unificazione tra le quattro forze fondamentali. Quindi è un grande standard quello di Dirac. È caso o è necessità? Questo è un bel problema, è difficile da dire. Io preferisco usare una categoria intermedia tra quella di caso e di necessità, che è quella di causa adeguata. Cioè un grande autore, o quello che può essere anche una combinazione di autori, una collaborazione, come il caso Pound-Eliot che tu citavi prima, è causa adeguata quando muove in assenza di costrizioni esterne, ma nello stesso tempo non può che esserci quella parola al punto giusto. Questo mi sembra il punto. Io credo che la caratteristica della poesia, della grande poesia, sia questa, di avere quella parola giusta al punto giusto, pur cominciando nella assenza di cause vincolanti dall'esterno e quindi in una situazione di caso. Caso è il nome che noi diamo all'assenza di cause. Ma un conto è l'assenza di vincoli esterni e un conto è la capacità interiore di autovincolarsi con una scelta libera, che però, proprio perché è una scelta libera, poi diventa estremamente e rigorosamente cogente. O poi qui naturalmente quando uno fa degli esempi cita quelli che gli sono più simpatici, c'è quindi una forte dose di idiosincrasia, che so io, la poesia di Milton secondo me è costruita in questo modo, anche quella di Dante è costruita in questo modo, e credo anche quella di Leopardi, tanto per fare tre nomi di cui abbiamo sentito parlare assai oggi. Di questo modo, secondo me, può sembrare apparentemente caotico, arbitrario, è costruito anche Ulysses di Joyce. È quella che un fisico ha chiamato ebollizione controllata, definendo insieme la poesia di Joyce e la teorizzazione einsteiniana della relatività generale. È vero, le premesse di partenza, le prime lettere delle parole sono arbitrarie, ma poi a poco le cose si definiscono in modo adeguato. Se questa adeguatezza c'è, c'è quella che Dirac chiamava la bellezza. Se non c'è... Un critico bravo, che non sono io, sarebbe perfettamente d'accordo, perché ti direbbe che addirittura se io vado a leggere un testo poetico,
o un testo letterario, posso poi giocare su una simmetria di anagrammi che a prima vista non vedo e poi invece è pieno. Pascoli, per dire un poeta che non a tutti piace e secondo me tutti noi dovremmo spesso rileggere, perché a nessuno è piaciuto Pascoli la prima volta che l'abbiamo letto, credo, o perlomeno molto pochi. Poi l'abbiamo riletto una seconda, magari una terza volta, e abbiamo trovato che è mostruoso, assolutamente. Pascoli non ha un punto che sia fuori da si usa dire fa sistema, no? Non ha un verso che non faccia sistema. Se uno va a vedere, trova delle che ogni verso ha delle fortissime componenti di anagramma del verso precedente. È un rigore spaventoso, una mente musicale, una mente scientifica assolutamente inquietante perfino, ecco, perché poi non era neanche una persona molto allegra, e una persona che dal mistero del cosmo era, in certi versi, ne viene assolutamente quasi devastato, ecco. No, quello che mi stavo domandando era questo, sentendo parlare prima. Io sentivo parlare, ecco, nella letteratura, quella che forse impressiona noi lettori contemporanei, io parlo sempre, dico noi, ma magari dico me, sbaglio, sul testo letterario, tutto sommato, la bellezza è, magari per gli autori della mia, per i lettori della mia generazione, ecco, mettiamola così, la bellezza è forse la cosa che quando abbiamo cominciato a leggere poesia ci ha interessato di meno. Magari la cosa a cui si andava in cerca, e facciamo ancora adesso, è, perché no, la pesantezza esistenziale, la sensazione forte, uno spettro di sensazioni o di categorie rispetto alle quali la bellezza sembra quasi un subordine. Mentre sento parlare molto, ho anche letto qualcosa che ho letto, della bellezza nelle teorie. Non sta succedendo una cosa abbastanza strana? Cioè che in questo secolo confuso pieno di, e in questa cultura piena di simmetrie che facciamo fatica a trovare, la bellezza passa alla scienza e qualcosa d'altro e entra invece nella letteratura? Pongo la domanda. Non è che la scienza fa più caso, ha più bisogno della bellezza della letteratura? Ma la domanda è molto intrigante, effettivamente. La scienza sì, ha bisogno della bellezza, ce l'ha da molto tempo, ce l'ha, io credo, fin dai tempi di Pitagora e di Euclide. Certo, però ecco. Scusami, voglio specificare, io ne sento e ne leggo sulla bellezza delle teorie, ne sento parlare molto da autori contemporanei spesso, sì. È giusto questo? Come dice il mio amico Bruno Bertotti, fisico e se dico la sciocchezza non dirlo, me lo di dici dopo. Pavia, forse è proprio colpa di Dirac, li ha troppo spinti alla bellezza e meno alla verità, come se poi il termine verità fosse facile da definire. Abbiamo sentito oggi che è uno dei termini più carichi di interrogativi. È vero quello che dici, forse noi nella poesia vogliamo sentire qualche altra cosa, un'algebra dei sentimenti, avrebbe detto Novalis, anche una profondità di coinvolgimento esistenziale. Però anche lì, attenzione, perché fa benissimo il sentimento, il coinvolgimento esistenziale, il rispecchiarsi nel poeta di quelli che sono i nostri grandi problemi o le domande a cui non sappiamo dare risposta, tutto questo bagaglio è molto, molto importante. Ma che ne è di questo bagaglio se non viene trattato con la leggerezza? Se non vogliamo usare il termine bellezza, usiamo il termine leggerezza, tanto caro al nostro maestro e amico Italo Calvino, no? Senza la leggerezza. La cosa che a me ha sempre colpito, quando ho letto quello che è uno dei miei poeti preferiti, Giacomo Leopardi, è il senso di leggerezza profondo che Leopardi ha persino quando ha quelle immagini durissime, tipo il dito di Silvia che in situazione già di cadavere indica la verità nuda e cruda, insomma. Fatto in un altro modo, uno non è che quel testo fuggiremmo noi da quel testo, fatto da Leopardi di una leggerezza meravigliosa.
eppure narra di una tragedia esistenziale molto profonda. Potrei dire lo stesso, e può sembrare incredibile, di un poeta apparentemente cupo che scrive per intervalli di follia impostati dagli altri, alludo ai Cantos di Pound e soprattutto alla fase più tragica dei Cantos, cioè i cosiddetti canti pisani. Eppure Pound è nell'inferno del campo di concentramento di Metato, d'una leggerezza splendida, quando riesce a presentare quattro guardie carcerarie con il fucile controllano quattro mori. Proprio la feccia della feccia. I quattro mori, no? I quattro mori, le ricorda quattro uccelli del cielo, le nuvole bianche dipinte dal Cossa, e poi mi pare anche mette quattro idrogrammi cinesi a dare il tocco della situazione. Quindi la leggerezza, secondo me, è in questo senso fondamentale. La leggerezza l'avete citato questo oggi pomeriggio di Lucrezio, poeta che tutti dicono finito malissimo, anche quello mezzo matto, impazzì per un filtro d'amore, chissà quante ne ha combinate, tanto è un epicureo, si sa, epicurei sono tutti i porcelloni, e le fonti cristiane di secoli dopo hanno fatto di Lucrezio una caricatura. Lucrezio, secondo me, sfata tutto questo con un verso solo: ho vegliato le notti serene. Basta questo, basta semplicemente questo verso a farci capire che Lucrezio è grande nella spiegazione della filosofia di Epicuro, è grande nella sua lotta contro la superstizione, è un meraviglioso osservatore di fenomeni anche paurosi, tipo epidemie e pestilenze, ha una concezione spietatamente materialistica dell'amore tra le persone, libro quarto del De Rerum Natura, eppure ha questa meravigliosa leggerezza, appunto, vegliare le notti serene. E c'è tutto lì dentro. No? L'amore tutto. In Lucrezio è proprio quella cosa che scappa sempre. E l'amore in Lucrezio è proprio quella cosa che scappa. Ma l'amore sempre. Scappa ed esiste in quanto è fantasma. L'amore tende a scappare spesso ovunque, diciamo. Certo, no, ma siamo su Lucrezio. Forse è troppo impegnato a, come dice Dante, a reggere, a muovere il sole e le altre stelle, e quindi impegnato lì. L'amore per Dante fa la stessa cosa che fa la gravitazione universale di Newton, insomma, è un compito piuttosto impegnativo. Quindi l'amore scappa sempre. Le donne sono come l'infinito, diceva Novalis, perché di nessuno dei due casi si può elevarli al quadrato, cosa che per l'infinito c'è un teoremino che spiega perché, per le signore vedete voi, insomma, magari vale anche all'inverso. E quindi hai ragione, l'amore scappa sempre, non solo in Lucrezio, secondo me. Però. Anche Petrarca scappa, anche lì, tutti sempre, l'amore scappa sempre. Ecco, io avevo qualche... Leopardi legge, cioè Leopardi con leggerezza, no? È vero che c'è molta grazia in Leopardi, però se andiamo a vedere certe poesie, magari non abbiamo fatto caso perché siamo tornati a leggere dopo, avete presente quante vocali cupe ci sono in Leopardi? Quante R ci sono? Quante U ci sono? In realtà Leopardi è leggero perché ci lavora intorno, ma il materiale, quando dice futura età, è pesantissimo. È una parola, un abbinamento tanto bello che poi lo riprende anche Andrea Zanzotto, futura età, urto di pietra, lo appesantisce ancora. I materiali che usa Leopardi sono pesantissimi, proprio andate a vedere parola per parola, io l'ho fatta questa micro indagine, non sono affatto parole leggere, non sono affatto parole da Arcadia, non sono affatto parole semplici, sono pesantissime, sono pietre, le mette insieme bene. E questa è la leggerezza, che non è cosa da poco, no? Non è cosa da poco, infatti. Affatto. Ecco, quello che volevo... così. È lecito farsi questa domanda, che la bellezza è diventata più importante nella scienza che nella
letteratura? È lecito soltanto porsi la domanda e non poi risolvere. Sì, la domanda è lecita. Bisogna tenere presente una cosa che nella scienza non va dimenticata. La scienza ha, come dicevo prima, nel caso di teorie molto ardite, una per esempio la relatività generale di Einstein, oggi potremmo dire una teoria ancora più ardita e molto meno vincolata alle prove empiriche, una qualche versione della teoria delle stringhe, eccetera, eccetera, grandi teorie, sono belle, o vogliono essere belle, però c'è sottostante l'idea che se sono belle, prima o poi funzionano bene nel spiegare le evidenze note, nel tornare al noto, ecco quello che dicevamo prima. Senza controlli empirici non si va avanti, ecco, questo sì, bisogna sempre ricordarselo. Per questo è così importante l'aspetto sperimentale e tecnologico nell'impero scientifico, per questo io ritengo che anche la tecnica sia un grandissimo esempio di pensiero e di creatività, e non è affatto disumanizzante come tante volte leggiamo in certe retoriche di piuttosto di sì, leggere, ma non nel senso di Calvino, leggere nel senso che questi signori non hanno letto bene quello di cui stanno parlando. Mi rendo conto che questa è una fiducia metafisica, quello che è bello sarà vero. Era un po' come diceva Galileo Galilei, il mondo è scritto in caratteri matematici, e chi te l'ha detto? Beh, dice Dio, avendo probabilmente Galileo un filo diretto con l'Onnipotente, la risposta poteva soddisfare lui e i suoi allievi, un po' meno oggi soddisferebbe noi, però Galileo ci aveva visto giusto sul fatto che il mondo è scritto in caratteri matematici. E quindi c'è molto, come dire, molta incertezza sotto tutto questo, mi rendo conto benissimo, per quello quando si va su questo terreno così insidioso della creatività, ricorriamo a cose che sono creative ma ambigue, le metafore, l'ebollizione controllata che si diceva più. Una piccola osservazione sulla leggerezza, io apprezzo molto che tu hai detto di Leopardi, prendere dei materiali duri e fanno una cosa in questo senso leggera. E tu pensa a certe aree che apparentemente sono durissime nel, credo io, prendiamo un esempio, nel Don Giovanni di Mozart. Don Giovanni a cena arteco mi invitasti e sono venuto, che cupezza, no? Nell'arrivo del commendatore. Eppure, che finale glorioso quello di Mozart, non quello posticcio aggiunto dopo, io vado all'osteria a trovare padron miglior, quello semmai è quello più cupo, perché vuol dire che il servo non riuscirà mai a essere altro che un servo, ma invece il finale originale, che come tu sai è quello con la caduta di Don Giovanni in mezzo alle fiamme, però quel finale è meraviglioso, non occhio non mi pento, vanne lontan da me. Questa è la leggerezza nel senso di Calvino, da cui alludevo prima. Si può fare anche l'inverso, poi magari noi ci avevamo presi un tempo che sta passando abbastanza velocemente. No, l'esempio opposto è Manzoni. Manzoni prende un ritmo che era il ritmo leggero, l'ottonario, cioè il settenario manzoniano è leggerissimo. Manzoni ti fa l'inno sacro con questo. Ha completamente rovesciato uno schema, passando da una forma metrica che era usata proprio in senso leggero e l'ha fatto diventare il ritmo per parlare del sacro. Ci può anche non piacere Manzoni, ma come operazione è di una genialità, secondo me, assoluta. È un pensiero di Pippo. Che sì. Cos'è una salita? Semplicemente una discesa quando la guardi che sei già in basso. Non è male, direi. Pippo intendo, anche Manzoni. Se vediamo, io forse c'è anche, ci sono... prossima volta. Continuiamo alla prossima edizione. Prossimo risotto. Prossima volta.